Oggi facciamo un video di Pilates, quindi iniziamo a posizionarci bene, ricordatevi che è fondamentale la postura, quindi i nostri piedi dovranno essere perfettamente dritti, all'altezza del bacino. Iniziamo ad attivare l'addome spingendo l'ombelico in dentro, rilasso le ginocchia, cerco di allungare bene la schiena. Partiamo con un breve riscaldamento, iniziamo a fare delle circonvoluzioni belle ampie delle spalle. Ricordatevi di fare il movimento articolare più ampio possibile. Mentre salgo prendo bene l'aria, mentre le spalle scendono l'aria deve uscire. Ricordiamoci che l'aria nel Pilates entra dal naso e fuoriesce dalla bocca. E adesso cambiamo la circonvoluzione. Salgo, inspiro, scendo, espiro. Cercate di mantenere la colonna in allungamento, l'addome ben attivo. Adesso le nostre spalle si aprono bene, entra bene l'aria, le chiudo, butto fuori l'aria e mentre lavoro con le spalle inizio ad attivare il tratto cervicale, mentre chiudo scende il capo, mentre apro, sguardo bene dritto, inspiro e chiudo, butto fuori l'aria. E ancora inspiro e chiudo. E ancora e chiudo. E lo facciamo ancora una volta. Rimango con le spalle belle aperte, inizio a flettere la colonna lateralmente. Scendo da una parte, espiro, passo per il centro, allungo bene la colonna, prendo l'aria, scendo sul lato opposto ed espiro. Ancora, ogni volta che passo per il centro tiro la colonna, ogni volta che scendo espiro bene. Torno bene nel centro, inizio a sollevare le braccia verso l'alto, prendo bene l'aria, le abbasso, butto fuori l'aria, le spingo bene indietro e continuo. Mentre salgo faccio attenzione a non avere le spalle vicine alle orecchie, ma cerco sempre di mantenere la spalla bassa. E mentre scendo butto fuori l'aria, lo facciamo ancora due volte. Cercate di mantenere l'addome attivo perché inizieremo dalla prossima salita delle braccia a sollevare anche i talloni e quando salgo prendo bene l'aria. E quando scendo butto fuori l'aria e spingo bene le spalle indietro. Ancora. Lo facciamo un'ultimissima volta. Sollevo solo le braccia, prendo bene il respiro, le apro lateralmente, le piego, espiro e inizio a preparare uno spine twist, inizio a ruotare bene la mia schiena. Cercando di mantenere bene l'ascolto sui piedi che rimangono stabili, le ginocchia ferme, rilassate. Ogni volta che passo per il centro tiro, allungo bene la colonna, prendo l'aria, ogni volta che ruoto espiro. E ancora. Andiamo a farlo un'ultima volta completo. Passo per il centro. Abbasso le braccia, continuiamo a scaldare un po' il nostro corpo facendo salire un ginocchio e il braccio opposto, sollevo per bene, appoggio espirando e cambio gamba, cambio braccio, prendo bene l'aria, salgo e scendo. Il nostro addome dovrà essere già perfettamente attivo per mantenere la stabilità. Cercate di controllare ogni movimento, di non cascare sul materassino, ma di scendere piano piano e appoggiare gradualmente il piede. Facciamolo ancora una volta per lato. Salgo bene, inspiro, scendo, espiro e lo ripetiamo l'ultima volta. E adesso sollevo di nuovo solo le braccia e disegno un cerchio bello ampio, cercando di non spingere indietro le spalle. E ancora prendo l'aria e la butto fuori. E ancora inspiro e cambiamo semplicemente circonvoluzione. Apro, prendo bene l'aria, scendo, butto fuori. E ancora apro, inspiro, scendo, butto fuori, lo ripetiamo un'ultima volta. E vado in apertura laterale e ritorno bene in appoggio. Apro sul lato opposto e ritorno bene in appoggio. Completo il mio lavoro,
respirazione. Andiamo a fare un ultimo allungamento per braccio, mi fermo, prendo bene l'aria da fermo e lentamente butto fuori. Allora iniziamo con gli esercizi per le braccia, piedi in parallelo, piego leggermente le ginocchia, devono rimanere morbide, bacino in posizione neutra, inspiro, cresco verso l'alto, giù le spalle, chiudo le scapole dietro. Butto fuori l'aria, retroversione, stringo i glutei dentro gli addominali, ok? Così rimango, respirate sempre lentamente, sollevate bene le braccia, le mani sono all'altezza delle spalle, i gomiti sono leggermente piegati. Butto fuori l'aria, chiudo, inspiro, apro lentamente. Se non vi viene l'abbinata movimento-respirazione, continuate comunque a respirare lentamente. Fate finta che l'aria sia pesantissima, voi la dovete spostare, dovete contrarre tutti i muscoli delle braccia, eh? Apro e chiudo lentamente, quando le mani raggiungono l'altezza del viso si devono unire, quando torno indietro evolvo il palmo della mano verso l'indietro, e piano piano butto fuori e inspiro lentamente, fate un po' di questi esercizi, poi quando avete finito, vi fermate qua, leggermente avanti, leggermente indietro nelle spalle e lo fate più velocemente, sempre mantenendo le spalle più basse possibile e respirando comunque lentamente. Tenete sempre gli addominali contratti, glutei contratti. Quando siete stanchi vi fermate, ma finché potete resistere, resistete un pochino. Ok? Poi vi abbassate, sciogliete bene, la stessa cosa verso l'alto. Attenzione qua, quando sollevo le braccia, le spalle rimangono giù, sempre leggermente piegati i gomiti, quindi fate finta di spostare qualcosa di pesantissimo verso l'alto, poi girate l'avambraccio e spingete verso il basso, eh? Anche qua inspiro e butto fuori, sempre molto lentamente, inspiro dal naso e butto fuori dalla bocca, piano piano. Sempre addominali contratti, glutei contratti, eh? Ne fate qualche serie da 8, poi ci fermiamo, sollevo e schiaccio, sempre mantenendo le spalle più basse possibili, gli addominali contratti, glutei contratti, sempre tutto retroversione, su bene la testa, inspiro lentamente, butto fuori lentamente, le braccia invece vanno veloci, eh? Non andate a vuoto, fate finta sempre che state sollevando e schiacciando qualcosa verso il basso. Vai, ancora un pochino, respirate lentamente. Ancora, vai. Sentirete un po' di fatica, cercate di sopportare. Giù le spalle il più possibile. Ancora 8, vai. E 7. E 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e vai, sciolgo. La stessa cosa dobbiamo farla mantenendo sempre il busto fermo. Più possibile addominali contratti e glutei contratti. Stavolta un braccio parte dall'alto e un braccio dal basso, fermi col busto. Anche qua respiro sempre molto lentamente, su bene la testa e giù le spalle. Le braccia non sono mai tese, sempre leggermente piegate. Quando il braccio va in alto, palmo della mano in alto. Quando il braccio va in basso, palmo della mano in basso. Sempre molto lento. Qua dovete far finta di spostare qualcosa di pesantissimo, eh? Vai, fermi il più possibile col busto. Dovete proprio concentrarvi sul busto che deve rimanere fermo, fermo. Vai, ne facciamo ancora 8, su bene la testa, giù le spalle. E 7, fermi col busto, potrete venire gli addominali. Vai ancora 5
e due, dall'ultimo vi fermate qua e lo fate veloce, sempre mantenendo il busto più fermo possibile, veloci le braccia, veloci, veloci giù le spalle, su bene la testa, respiro lentamente, dentro gli addominali stretti i glutei, tengo, vai, ancora, sentirete sempre più fatica sulle spalle, sulle braccia, tengo bene, ancora 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e sciolgo bene. Anche qua sollevo le braccia, sempre dentro gli addominali, stretti i glutei, butto fuori, unisco i pugni, inspiro, torno. Attenzione a non andare con il gomito oltre la spalla, Anche qua sempre contratti gli addominali, stretti bene i glutei. Piano piano, butto fuori e inspiro giù le spalle il più possibile. Vai, facciamo ancora 4. E blocco, e 3, e 2, vai, ci fermiamo qua, una sorta di V, butto fuori, apro bene le braccia, inspiro, torno, vai, spingo sempre giù le spalle il più possibile, un movimento piccolo, lento e controllato. Metteteci forza, contraete bene i muscoli, vai ancora 4 e 3 e 2, ok, ci fermiamo qua, portiamo bene i pugni verso le spalle, un braccio lo stendiamo, l'altro rimane piegato, sempre sforzandoci di mantenere il busto fermo il più possibile. Piego e stendo, anche qua attivate bene tutti i muscoli delle braccia, spalle giù bene, dovete sforzarvi di tenere le spalle giù, su bene la testa, dentro gli addominali, stretti i glutei, veloce, sempre più veloce il movimento, sempre più fermo il busto, Teniamo, respirate sempre molto lentamente, vai, ancora 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e stop, sciolgo bene, mano destra sulla tempia sinistra, tiriamo un attimo, spingo bene giù con la mano sinistra, una leggera pressione della mano destra sulla tempia, senza molleggiare, tengo qualche istante, spingo bene giù, ok, vai dall'altra parte e spingo verso il basso, giù bene. Ok, sciolgo bene. Ok, allunghiamo sempre bene la colonna, ricordatevi l'apertura delle spalle, l'attivazione dell'addome. Al prossimo atto espiratorio dobbiamo piegare bene le gambe nella sedia, le braccia si distendono davanti, ricordiamoci sempre di mantenere il peso sui talloni, l'addome contratto e le spalle lontane dalle orecchie. Prendo bene l'aria, salgo e piego le gambe, butto fuori. E di nuovo, inspiro, salgo, allungo bene la colonna. E piego le gambe tutto fuori. Ancora. Tengo la schiena bene in allungamento, il nostro addome è sempre attivo ed eseguiamo un roll down.
inizio a scendere gradualmente con la mia schiena dalle vertebre cervicali. Ricordatevi, è fondamentale che le ginocchia siano rilassate, i piedi bene in appoggio, l'addome attivo. Quando vi sentite pronti, con l'atto ispiratorio scendete dalle vertebre cervicali, ognuno quanto può, senza irrigidire il corpo. Le braccia sono completamente rilassate. Prendete il respiro, risalite vertebra dopo vertebra, buttate fuori l'aria. Ogni volta che vi trovate distesi, cercate di attivare bene i muscoli profondi della schiena, allungatevi bene verso l'alto. E di nuovo scendo, down. Salgo, inspiro. E lo faccio ancora, scendo, butto bene fuori l'aria. Saliamo per l'ultima volta. Allungo bene le braccia verso l'alto, prendo bene il respiro. Facciamo un di nuovo roll down, scendiamo, fuori bene l'aria. Rimaniamo tranquilli, sospesi, cerchiamo di ascoltare l'allungamento della zona lombare, il collo rilassato, le braccia sono rilassate. Al prossimo atto espiratorio scendo un po' di più, vado ad appoggiare le mani, appoggio bene le ginocchia e ci ritroviamo in quadrupedia. Ricordiamoci di avere esattamente le mani sotto alle nostre spalle, di avere le ginocchia esattamente sotto le anche. Le gambe saranno alla larghezza del bacino, i piedi possibilmente rilassati, le dita delle mani perfettamente aperte. Nel prendere l'aria, il nostro movimento partirà dal coccige, il coccige sale verso l'alto, eseguo un'estensione della colonna, in base a come può lavorare il collo, posso guardare verso l'alto o rimanere con lo sguardo in avanti. E quando l'aria esce, il coccige scende verso l'alto, eseguo una flessione di colonna, vado a guardare bene l'ombelico. Ve lo faccio di nuovo, inspiro, estendo la schiena, espiro, la fletto. E ancora, inspiro, estendo la schiena, espiro, la fletto. Adesso andiamo a ricercare la nostra schiena con le sue curve fisiologiche, mantenendo perfettamente la quadrupedia. Spingiamo bene le spalle indietro, attiviamo bene il nostro addome e eseguiamo swing, solleviamo il braccio destro e la gamba sinistra, prendendo bene l'aria, cerchiamo di allungarci, mantenendo la stabilità del corpo, l'addome attivo. Con l'atto espiratorio appoggio la mano, appoggio il ginocchio per eseguirlo dalla parte opposta. Inspiro, mi allungo in swimming, espiro e ritorno in appoggio. E lo faccio di nuovo, inspiro, mi allungo, espiro, appoggio. Ogni volta che sollevate la gamba e il braccio, cercate proprio di allungare bene la schiena, percepite l'allungamento della colonna. Ripetiamolo ancora una volta per un lato. Al prossimo atto espiratorio mi porto nel bambino, quindi mi porto bene con i glutei verso i talloni, appoggio la fronte, cerco di allungare il più possibile le mie braccia. Cerchiamo di mantenere la linea del bacino. Ritornando perfettamente dritti, prendiamo bene l'aria e buttando fuori l'aria mi riporto nella Z. Gli addominali devono essere ben forti per mantenere la stabilità del bacino. Una volta che ritornate dritti, andiamo a ricercare sempre quell'allungamento della colonna. Espiro.
ritorno, inspirando. Porto bene le braccia verso l'alto, prendo l'aria. Eseguo un atto espiratorio rimanendo in posizione e poi abbasso bene le braccia, le porto in linea con le spalle, col palmo rivolto verso l'alto, le spalle lontane dalle orecchie. Ad ogni atto espiratorio vado ad avvicinare i gomiti alle scapole e prendendo l'aria mi allungo. Anche se noi stiamo lavorando sulle braccia in questo esercizio, cerchiamo sempre di ricordarci l'attivazione dell'addome. Quello che dobbiamo percepire in questo lavoro è l'adduzione, l'avvicinamento delle nostre scapole. E adesso lo facciamo le ultime volte ruotando. Partiamo col palmo verso il basso, eseguiamo lo stesso lavoro ruotando il palmo verso l'alto. E mentre allungo inspiro, e mentre avvicino i gomiti al corpo, espiro. E mentre scendono le braccia mi siedo sui palloni e butto bene fuori l'aria. Mi preparo per sedermi sul materassino. Quindi mi giro, vado ad appoggiare bene i miei piedi, cerco sempre di avere i piedi perfettamente appoggiati. Andiamo ad aggrapparci con le mani alle nostre ginocchia e facciamo un movimento di nuovo di flessione di colonna. Quindi col prossimo atto espiratorio creerò una gobba con la mia colonna, andrò a spingere l'ombelico bene dentro e lo sguardo verso l'ombelico, prendendo bene l'aria, ritorno, stendo bene la schiena, allungo verso l'alto, ho i gomiti in leggera apertura, le spalle basse e di nuovo butto fuori l'aria e prendo bene la respiro. E ancora inspiro. E se mi rendo conto che la mia schiena non ha nessuna tensione, posso aumentare questo lavoro staccando le mani dalle ginocchia, posso distendere le gambe sul pavimento che saranno perfettamente attive ed eseguo la Cile Pilates. Quindi chiudo, espiro, cerco di spingere bene l'ombelico in dentro, torno perfettamente dritto, allungo la colonna verso l'alto, inspiro, le spalle sono lontane dalle orecchie e di nuovo arrotondo la mia schiena. Perfettamente la schiena, le mani si portano lungo i fianchi, appoggiate bene il palmo delle mani, le spalle lontane dalle orecchie e pieghiamo le gambe sul nostro materassino. Ci prepariamo per eseguire un altro esercizio base del Pilates, shoulder bridge. Mi ricordo prima di salire nel ponte di eseguire la retroversione del bacino, quindi ricordiamoci che quando l'aria viene buttata fuori devo percepire il contatto delle vertebre lombari sul pavimento. Dal prossimo atto espiratorio, dopo questo movimento, il nostro gluteo sale. Inspiro, retroversione, lentamente sale bene il gluteo. Cerco di salire quanto posso senza creare tensione al collo, senza creare tensione alle spalle. Prendo l'aria da fermo e lentamente, vertebra dopo vertebra, riaccompagno la discesa della mia schiena. Inspiro, ricreando la curva lombare, espiro, retroversione, lentamente salgo. L'addome spinge bene dentro, prendo l'aria da fermo e lentamente scendo, butto bene fuori l'aria. E di nuovo inspiro, ricreo la curva lombare, espiro, retroversione, sale bene il gluteo, sento l'attivazione delle gambe, sento l'attivazione dell'addome e col prossimo atto espiratorio riaccompagno la discesa.
anche eseguire l'ultimo ponte. Piano mi distendo sul materassino, mi allungo contemporaneamente con tutti e quattro gli arti, prendo l'aria, mantengo qualche secondo la posizione per permettere al mio corpo di allungarsi. Ok, partiamo con gli addominali, per adesso bacino in posizione neutra, mani dietro la testa, non incrociate una sopra l'altra, gomiti né troppo aperti né troppo chiusi. Lentamente inspiro dal naso, butto fuori l'aria dalla bocca e salgo un pezzettino. Inspirando scendo, ma non troppo, di nuovo butto fuori e salgo. Vi accorgerete che lo state facendo bene dal momento in cui tremerete un pochino, anche se non è detto che tutti tremino. Piano piano, lento e controllato, seguite la vostra respirazione, butto fuori, salgo. Inspiro, scendo, ma mai del tutto. Fate finta di avere una pallina da tennis sotto il mento, Butto fuori e inspiro. Vai, ne facciamo 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2. Rimango su, mano destra verso caviglia destra, va, e 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2. E cambio braccio, va, e 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e l'ultimo. Sollevo le gambe, se ho difficoltà e problemi con la schiena avvicino un pochino le ginocchia al petto, se no ginocchia in linea con l'anca, caviglia in linea col ginocchio. Stendo il più possibile la gamba destra, piede a martello. Inspiro e butto fuori lentamente, la punta del piede sempre verso di voi, dei cerchiolini lenti e controllati. Appena se avvertite mal di schiena, avvicinate leggermente il ginocchio al petto, vai. Ancora 4, su bene il busto, su bene la testa, su bene le spalle, 3 e 2. Stessa gamba, cambio giro e 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e l'ultimo. Pieghiamo la destra, stendiamo bene la sinistra e partiamo. E 1, su bene sempre le spalle, se no lo fate, se avete problemi di cervicale, di collo, tenete giù la testa e avvicinate un po' il ginocchio al petto,
4 e 3 e 2, ma l'ultimo cambio giro e 8 e 7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2, ma l'ultimo cerchiolino. Ok, quando siete stanchi vi fermate un attimo, ripartiamo, solleviamo sempre bene le spalle, fate finta di avere una pallina da tennis sotto il mento, adesso avviciniamo lentamente le ginocchia al petto e le allontaniamo, sempre piedi più in alto delle ginocchia, piano piano, possiamo anche avvicinarci col busto alle ginocchia, mettiamo un po' l'intensità dello sforzo addominale, vai, e 8, non sforziamo il collo, sempre rilassato il più possibile, usiamo proprio le mani come cuscino dove appoggiare la testa, ancora vai, e 4, e 3, e 2 e l'ultimo, ok, stendiamo le gambette, le incliniamo non troppo se no si arca la schiena, se dovesse inarcarsi un filo la schiena sentite che non vi procura troppo dolore o fastidio, come riuscite a contenerlo con gli addominali contratti, fatelo, però attenzione sempre. Iniziamo a fare dei cerchiolini che abbinano i due movimenti, quello dell'inclinazione e quello del raccogliere un po' le ginocchia al petto. Molto lento e controllato. Inspiro sempre lentamente, butto fuori lentamente. Su bene le spalle, se ho problemi di cervicale, giù la testa. Faccio lo stesso movimento senza inclinare troppo le gambe a questo punto. Piano piano. Respirate sempre molto lentamente, non date spinte, seguite bene il movimento. Cambio giro. E l'ultimo, ok, portiamo le ginocchia al petto, mani sotto le ginocchia, rilassiamo bene i talloni, allunghiamo bene le braccia come se dovessimo prendere qualcosa dietro la nostra testa, allungo bene bene, da questa posizione rilassiamo un attimo prima di fare lo stretching, sempre contraendo bene gli addominali, anche se il bacino è in posizione neutra, solleviamo 2 cm la gamba destra e il braccio sinistro. Da qua butto fuori l'aria, sollevo di altri circa 20 cm braccio e gambe opposti e penso a contrarre gli addominali. Butto fuori e inspiro lentamente. La gamba è bella tesa col piede a martello, Attivate gli addominali anche se il bacino è in posizione neutra. Butto fuori e inspiro, fatelo molto lentamente. Non appoggiate mai nel piede né nel braccio. Ancora e in. Ne facciamo ancora 8. 7
7 e 6 e 5 e 4 e 3 e 2 e l'ultimo e cambio gamba. Vai, partiamo. Se dovesse farmi male la schiena, avete la possibilità di piegare la gamba che dovrebbe rimanere ferma, eh? Così si allenta un po' la tensione. Butto fuori, inspiro lentamente, non appoggio mai, punta le piede verso il soffitto. Pensate proprio a contrarre gli addominali, eh? Butto fuori, sale la gamba e il braccio, inspiro, scendono. Ma non appoggio. Bella, tesa la gamba il più possibile. Vai ancora 8 e 7 e 6 e 5 e 4 Allungo di nuovo bene bene con le braccia, spingo bene con i talloni, eh? Spingo lungo, spingo lungo, piego la gamba destra, prendo la sinistra sotto il ginocchio, anche se non è tesa non importa, punta del piede verso di voi, tallone che spinge verso il soffitto, avvicino lentamente senza molleggiare e tengo la posizione. Inspiro e butto fuori, se ce la faccio avvicino ancora un pochino di più, ma non torno indietro, mantengo sempre la posizione acquisita, piano piano. Tengo bene, se trema va bene, e spingo proprio col tallone verso l'alto, eh? Ok, cambio gamba. Piano, inspiro, butto fuori, avvicino, punta del piede verso di voi, tallone verso il soffitto. Tengo sempre, provo ad avvicinare ancora un pochino, se sono al limite mi fermo lì. Spingo il tallone verso il soffitto, punta del piede verso di voi. Tengo. Ok, apro le braccia a T, gamba destra sopra sinistra, cavalata bene, senza staccare la spalla opposta, giù le gambe a sinistra e tiro bene. Sto qualche istante, non devono per forza appoggiare a terra le gambe, eh? Centro, cambio l'incrocio, cambio la discesa. Tengo qualche istante. Di nuovo al centro. Mi allungo un'ultima volta e mi porto piano piano sul fianco. Da qua incrocio bene le gambe, giù bene, rilasso le spalle, piego i gomiti. Sì.
senza staccare il gluteo opposto, mi porto col busto verso destra, finché non ho il ginocchio destro vicino al petto. Non staccate da terra il gluteo sinistro, sempre morbide le braccia giù le spalle. Rilasso il più possibile. E vado dall'altra parte. Ok, torno piano piano al centro. Piego le gambe, puntate il piede verso il soffitto, mano destra prende il polso sinistro, schiena con la curva C, giù le spalle, tiro bene indietro. Tengo la posizione, rilassate il più possibile le spalle, braccia semitese. Cambio, mano sinistra prende il polso destro e tiro indietro. Sempre schiena con la curva C. Ci solleviamo lentamente.